Eccoli! Facciamo la copertina così. Come so fare le copertine in video? Come so fare le copertine in video? È andata! Ragazzi! E bentornati cari lettori. Bentornati. Io sono Luca DJ. Io sono Anna. E questa è Storie dell'altra vita. E qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Oggi puntata sui fumetti per i più piccoli. Ma no, non è vero. Sfatiamo questo mito. Sono fumetti solo per i più piccoli? Sfata. No. Concisa, precisa, va dritto al punto, è bravissima. Sta bambina ha un futuro. Prima cosa che vi mostriamo è il topolino. 390. Ma perché ve lo mostriamo subito? Così dopo alla fine lo spacchettiamo, così non ve ne andate. È molto asciutta quando parla col pubblico sta bambina. Ha un futuro. L'ho già detto che ha un futuro. Partiamo subito dalle cose serie. Paperinic, parlaci di questo Paperinic. Allora, il numero 47 non l'ho mai sfogliato, costa 3,90 euro, è il numero 47, è mensile, è uscito il 5 novembre. Mai sfogliato perché l'ho comprato stamattina. Sì, perché... E c'ha una storia inedita, come sempre, e una storia di PK, troppo asciutta sta bambina, non ha un futuro, l'ho detto che non è un futuro. Vabbè, niente, è così. Così niente, giudizio estremamente positivo, così niente, questo fumetto così niente, vediamo gli altri. No, ormai l'hai dato, non ti vuoi rimangiare la parola, vediamo gli altri. Questo mi sa che non c'è stato. Paperino e motori. Vabbè, Paperino e motori di nuovo. Crediamo che già lo abbia fatto vedere. No. Se lo ha già fatto vedere, commentate qua sotto, uscite fumetti nuovi, perché costa, l'italiano è importante. Sì, 4,50 euro, è bimestrale, è il 26 ottobre 2020. Molto nuovo. Quindi, questo già l'abbiamo fatto vedere questo, in realtà. Nuovo. E comunque è pieno di storie edite, è la classica raccolta. Sì, Paperino e motori. Poi, queste sono due cose interessantissime. Ma questo già l'abbiamo fatto vedere in un altro video, chi l'ha portato a fare? No. Paperino il signore del padello, uscito mo' per il signore del padello, il remake. E poi è Paperino missione Bob Finger. Bob Finger, c'è il signore degli anelli remake e 007 missione Goldfinger remake. Imperdibile, questo qua è veramente molto molto carino, ancora non c'ho tempo di leggerlo, ma me lo leggo molto molto approfonditamente. Molto, poi invece oggi mi hanno rifilato questo Dracula di Bram Stoker, ovviamente. Quacklight, bambini fascinosi a Pavarotti. Twilight, io questo non l'avevo mai visto, è la saga di Twilight rifatta a Paperino e Topolino. Vedremo. No, non me ne ero accorta. Vedremo come sarà. Aspetta, voglio vedere i disegni. Anche se i disegni di Dracula sono molto belli, soltanto come al solito non capisco chi è l'autore a prima vista non riesco a capire chi è l'autore, se casomai voi lo sapete, altrimenti lo scrivo qua sotto. Belli. Pubblicazione 15 maggio 2012 ci sono stati pubblicati questi Dracula, invece l'altro... Che? Quello di Twilight. Questo, ma non c'è fatto. L'ho già letto sta storia. Eh sì, perché queste sono storie edite. Quello questa di Twilight. L'ho già letto. Fermati un attimo, devo vedere quello di Twilight. Mannaggia la miseria, ma ce ne vuole. Non è questa. No. È questa. Questo qua non è. L'avventura in Transilvania. Che c'entra con quelli di Twilight? È questa. Eccola. Ah, ma è piccolissima in realtà. 6 luglio 2010, questo Quacklight. Quacklight, vabbè, faccio girare un po' di immagini qui, poi noi ci parliamo fra di noi quando dobbiamo parlare. Poi passiamo alla ciccia, quella vera. Che cos'è? È la rata di un mutuo. DuckTales, numero 2! Ho detto 2. Costa 9,90 euro. Sì, ok. È trimestrale, è uscito il 29 ottobre 2020. Non l'abbiamo fatto vedere, però è uscito il 29...
Sì. No, non l'abbiamo fatto niente. Ok, ha tutte storie edite che probabilmente pure nella serie sono state fatte vedere. No. No. Sono tutte storie inedite. Sono tutte storie inedite, sono tutte micro storie, perché in realtà ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 storie in questa foliazione. Perché 9 sono molto molto corte. Sono molto molto corte, sono tutte quante storie inedite. Hanno un tratto, un disegno bellissimo. L'unica cosa è che sono, le vignette sono un po' piccole. Sì. Le scritte sono minuscole. Sì, le scritte sono un po' piccoline. Queste qua ovviamente sono storie americane riadattate qui per il pubblico italiano, e a volte il carattere è veramente troppo piccolino. I disegni sono giganteschi e poi arrivi al balone. Poi ecco qui. Questa qui è la rata del mutuo. Mickey. Un'altra rata del mutuo, ma non potevo prenderlo. L'oscura profezia. Vabbè, no. Beh. Inizia. Curatore di Drago Nero. Ok. Ci ho fatto un video, uscirà fra qualche giorno, credo, su appunto... Fermati un attimo. Okay. Luca Barbieri con Lorenzo Pastrovicchio ai disegni. Luca Barbieri è il curatore di Drago Nero. Ho fatto un video proprio che mette a confronto questo con Drago Nero e le Drago Nero Adventure, che è il prodotto invece per 4Kids di Sergio Bonelli, editore, che per il momento è stand by, tornerà quando arriverà il cartone animato di Drago Nero sulle reti Rai, credo ormai alla fine dell'anno prossimo, sebbene allora questo è un topolino fuori serie, proprio fuori serie. Mm-hmm. Storie mai viste prima, quindi tutte inedite. È il numero 3 di Wizards of Mickey, costa 9,90€, è trimestrale, è uscito a novembre 2020, non lo specifico. Esatto, è il primo di 5. Sì. È il primo volume di 5, tutta questa run, se la vogliamo chiamare così, durerà 5 albi. È il primo di... Nel senso, questa qua, questa run dura 5 albi, questo qua è il primo di 5 di Forbidden Kingdom, che è il nome appunto della serie. Miniserie. E poi gli andava dietro da tanto tempo, l'ho voluta far contenta. Ecco la terza rata del mutuo. Sì. Pick up droid. Quindi banca non pagherò per 3 mesi. Pick up droidi è una ristampa di tre storie, mi pare, apparse, non lo trattare così male, apparse sulle pagine di Topolino, ovviamente. E la cosa bella di Pick Up Droidi è il formato, ve lo faccio vedere proprio qui, perché è gigantesco. Se voi lo guardate in confronto di questo, che è già grande, vi rendete conto di quanto è più alto, perché è proprio un ingrandimento effettivo delle pagine di Topolino. Vi faccio vedere anche rispetto, che ne so, a un Paperinic. Oddio santo! Vi rendete conto che è praticamente 4 volte il... Quindi è molto molto carino. Allora, costa 16,90€. Noi l'abbiamo pagato 13, grazie Max. È una ristampa. Sì, è una ristampa dell'Androidi, però è una ristampa che la trovate in fumetteria in questo preciso momento. Sì, è trimestrale, è uscito a settembre. Ah, è vero, perché sì. Io facevo la cosa. Eh sì, lo trovate in fumetteria. E siamo arrivati alla fine, e alla fine c'è la cosa migliore, la cosa più bella, perché adesso vi spacchettiamo il topolino con il gadget. Sì, aspetta tutta la giornata, aspettata, vai, spacchetta. Posso, devo far vedere mentre spacchetti? Ma no, che devi fare vedere mentre spacchetti, che è un nuovo Mac? No, è un topolino, quindi va spacchettato con criterio. Allora, prima cosa... Non lo so, è caduto là sopra. Certo. Il topolino, eccolo qui. Chi se ne frega il topolino? Fai del portachiavi! Ma io lo voglio vedere. Ma che fai? Lo apri? Ma sei matta! Non si apre! Chiediamo a Nick. Nick, si aprono i gadget? Si aprono, Nick? Secondo me non si aprono. Secondo me ne prende due, uno lo lascia chiuso. Nick, se si aprono i gadget, secondo dici apritelo. Se non si aprono i gadget, sì, dici ma devo aspettare. Non apritelo, ma ormai già l'abbiamo aperto. Quindi. Sì, Se non lo seguite, TG Nick è un canale che parla soprattutto di fumetti, appunto Topolino, Paperino, eccetera, un po' come fa Anna, ma in modo molto più professionale. È sì, bravo, è bravo Nick. Che fa professionale. È bravo Nick. Tralala. Aspetta, fammi vedere. Sì, tralala, guardate.
Trallalla. Perché dici trallalla? Che ne so, mi è venuto in mente. Bello, c'è pure scritto Disney da una parte. Soltanto che di un materiale. Che bellissimo! Cioè è latta questa e non è alluminio. Se è alluminio, è alluminio quello delle lattine della Coca-Cola, credo. Riciclata. Ah, vedi, qui questo qui è fatto con le lattine della Coca-Cola riciclata di Disneyland. Quindi tutte le lattine della Coca-Cola di Disneyland ci hanno fatto sti cosi. Non è vero. Parliamo del topolino. Ma il 25 novembre arriva il calendario 2021 di Topolino. Ma quante cose inutili che facciamo con Topolino. Vivo. Lo presentiamo sto Topolino? Che sì, numero è? 3290, ci hanno fatto la copertina tutta carina, tutta impostata, tutta... Meglio della quella volta scorsa con Vertigo. Super Natale! Yeah! Smettiamo per cortesia e vediamo... Guarda. Tic tac. Ma le storie, voglio sapere che storie ci stanno. Un attimo, sto a vedere la cosa di Santo Natale. Che? Ah, abbonati a Topolino. Sta venendo il mal di gola. X Factor 2020 non fa niente. Allora, Sir Toppleton. Sir Toppleton, la sfida al grande bianco. Episodio 1. Sì, primo episodio di una storia di Cabella, disegni di Paolo Mottura. Quindi mi aspetto grandi cose. Allora, Pianeta Peperone, la panchina ispiratrice di Stabile con i disegni di Marco Rota, anche qui. Poi c'è X Music 2020, episodio 2, emozioni e impostazioni. Ah, finalmente, ha saltato una settimana X Music, mi pare. Boh. Sì, ha saltato una settimana. Topolino, le origini, amici miei. Amici miei, di Topolino. Aia. No, ma è... Oddio, questa la devo vedere, se è come se è la ripresa del film, deve essere una cosa fichissima. Che numero è? 83, la vediamo in diretta, in live. Amici miei, no, non c'entra nulla. Le origini, amici miei, non c'entra nulla con... Non credo che c'entra nulla. Però era carino. Ok, allora poi l'altra storia è Paperina, Amelia e l'incidente ascensionale. Poi 119, storia papera, età di mezzo. Ah, storia papera continua, con Valerio Held ai disegni. Grande, grande cosa. Wow, ma che bello! Togli la faccia. Aia! Non t'ho toccato, che aia, non t'ho toccato. Se ti tocca allora che succede? Vabbè, si vede male. Ve lo faccio vedere qua di fianco poi. Aspetta, belli, belli, belli. Aspetta. Che carini. Carambino. Interessante. Allora, voi, tra tutte queste cose, quali recupererete? Recupererete? Smettila di fare pubblicità gratis, cioè ci pagano se vogliono pubblicità. Quale recupererete di tutti quanti questi fumetti? Il Topolino l'avete comprato? Comprate i droidi? Droidi e soprattutto Wizard of Mickey, soprattutto quelli che leggono Luca Barbieri. Chi legge Luca Barbieri Dragonero? Combra X, come si chiama? Wizard of Mickey. Wizard of Mickey, Forbidden Kingdom. Sono proprio inglese. Noi ci vediamo al prossimo video, ci leggiamo qua sotto nei commenti, ma soprattutto... vediamo al prossimo... Iscrivetevi, vedete il canale... No, vabbè, quello lo sanno, ma soprattutto... Ma perché non fatto? Dici? Ma soprattutto... Arrivederci! E ce la siamo fatta! Ciao belli! Ciao! Adesso lo stoppi così. Vai, stoppalo. Io non faccio quello che dici tu quando lo dici tu. Faccio quello che dico io quando lo dico io. Perché non si mette? Stoppalo. Adesso lo fermo. Stoppalo.